Assessore Finozzi, quali sono le novità apportate dalla modifica dello statuto della Fondazione Dolomiti UNESCO? Beh, si sa che la Fondazione Dolomiti UNESCO è composta da 7 soci, le 2 regioni, Veneto e Friuli, e le 5 province che toccano il patrimonio delle Dolomiti, quindi la provincia di Belluno, Pordenone, Udine, Trento e Bolzano. Purtroppo le province a statuto ordinario in questo periodo stanno perdendo di potenza e capacità di essere alla pari delle 2 importanti province come Trento e Bolzano. Quindi abbiamo chiesto la modifica perché le 2 regioni entrassero a pieno merito nel consiglio di amministrazione in maniera tale che Metti i soldi possa avere anche la possibilità di incidere nelle scelte. È un risultato molto importante su cui stavamo lavorando da un paio d'anni. Mi auguro che con questo inserimento delle 2 regioni, quindi Veneto e Friuli, l'attività della Fondazione del Patrimonio UNESCO delle Dolomiti possa riavviarsi dopo una situazione un po' così stagnante, per dare a quella località tutta la forza che ha questo riconoscimento. Le novità sostanziali per il Veneto. Beh, per il Veneto, significa riprendere in mano la parte predominante delle Dolomiti che fanno parte di questo patrimonio, perché ricordo che buona parte dei Dolomiti sono in territorio veneto. Purtroppo con il commissariamento della provincia di Belluno questo ruolo del Veneto era stato così un po' meno incisivo rispetto a quello che ci si aspettava. 2 anni di presidenza non è stata sufficiente per incidere in maniera opportuna, quindi in questo momento il Veneto ha ripreso la capacità di dettare le regole del gioco e quindi di incidere nelle programmazioni future che vedranno nelle Dolomiti una delle aree maggiormente interessate dai flussi turistici della montagna.